con la giostra più bella che abbia mai fatto. Benvenuti in questo nuovo video. Come potete ben vedere, siamo uno dei parchi divertimenti più belli d'Europa, il parco più grande della Spagna, che è Porta Aventura World. Abbiamo preso anche i biglietti per il Ferrari Land, dove c'è un'attrazione molto particolare che nel video vedrete. Questo è lo Skyline. Buongiorno ragazzi, siamo svegliati alle ore 7. Yeah. Abbiamo fatto il prima possibile, siamo in cammino verso Porta Aventura. Abbiamo preso la prima metro che ci ha portato a Passeig de Gràcia, dove adesso stiamo cercando la stazione Renfe, che sarebbero regionali, che hanno il pacchetto combinato con Porta Aventura. Ogni riferimento al Vomero puramente casuale. Marco Terza è ora. Renfe, ragazzi, forse siamo nel posto giusto. Ci sta Combinet Ticket, fortunatamente, e altri 10. Ci hanno fatto, Marco. Simon, easy peasy. E Bigos. Vai, vai, vai. Ci hanno detto piattaforma 1, un acquisto dei biglietti, uno per i treni e uno per l'ingresso. 8:24, 8:17, ce l'abbiamo fatta. Arrives. Comunque scusate per la stanchezza, ma abbiamo dormito 2 ore, ma già ci dà. Il ragazzo lì ci ha detto che praticamente a Porta Aventura i panini non possono entrare e quindi facciamo un brunch. Due per l'emozione è palpabile. Siamo arrivati, questa è la station di Porta Aventura e dietro vediamo già uno skyline interessante, non so se si vede. Scalpitiamo. Marco, girati. Raga, l'obiettivo è farle tutte. Il problema però è vedere adesso il colpo d'occhio, è impressionante. Mamma mia. Ovviamente la tecnica che usiamo è quella di consegnare ciò che non ci interessa più di tanto, tipo bottine d'acqua vuote, pacco di biscotti è quasi finito, così loro poi vedono che vogliamo, capito, aiutare, che vogliamo essere bravi. E invece poi queste sono le due attrazioni di Ferrari Land. Comunque fa un freddo micidiale. Quello è il freddo, ma si sta un pochino meglio perché quello è il vento, che è freddo. Mamma mia. Che bella brutta questa zona qua. Ma seguiamo la massa. Ma seguiamo la massa perché siamo a Ferrari Land e quindi massa. Allora, qui c'è l'ingresso al Ferrari Land. Vediamo per sfizio quanto costa una giornata. Se arrivate qua e prendete il biglietto lo pagate 57. I biglietti che ti danno quando tu acquisti il pacchetto alla stazione non sono validi per entrare. Si va al punto informazioni e te li cambiano. Eccoli qua. Eccoci, arrivati. Oh, vogliamo fare il super baco. Furious baco, subito. Furious baco, vai. Felpa? Felpass. Quindi non tutte le attrazioni aprono alle 10. Furious baco al momento è l'unico roller coaster aperto. Quindi ne approfittiamo. Ci stanno già 20 minuti di fila, aperto 10 minuti fa. E ci meniamo. Ci abbiamo messo meno di 20 minuti comunque. Carichi. Siamo pronti. Siamo Paolo della Porta. Bellissimo. C'è un po' di venticello. Non riesco a vista, ma comincio a dare le mie prime impressioni. Spaventoso. Dobbiamo vedere però dopo come sarà quello sul Ferrari. Esatto. Sono la prima, cioè non me la... Ah, stava passando pure il treno. Perfetto. Siamo entrati in Polinesia, Marco. La botta è impressionante, mostruosa. Bella, bella, bella però. Ci stava, cioè infatti la mia faccia è saltata un po'. Eccole là, Dragon Khan e Shambhala. Ok ragazzi, in questo momento siamo in Polinesia. In verità, per l'esattezza, siamo a Bora Bora. A Bora Bora. Abbiamo appena finito Furious Baco, dove io ho provato pure a registrare. La stanca registra non è accesa. Però ragazzi, è praticamente impossibile, perché la caratteristica di quella giostra è proprio la velocità. Quindi c'è stata la botta iniziale, rende proprio difficile anche solo tenerla. E stiamo andando verso la zona cinese perché abbiamo visto tempi di attesa pari a zero per due delle attrazioni più importanti, che sono Shambhala e Dragon Khan. Allora, io non sono mai andato a Gardaland, ma questo mi ricorda qualcosa di Gardaland, non mi sbaglio? Di Montagna Russa? No, quest'albero, io mi ricordo una cosa del genere. Prezzemolo, Questa è una delle montagne russe con la discesa più importante d'Europa.
adesso siamo sotto, sto andando a fare la fila. È altissima, altissima. Adesso qua sotto fa un po' di paura, eh. Adesso qua sotto fa un po' di paura. Cioè non riesco. Ah, io non so se mi spiego. Questo è l'ingresso di Shambhala, meno 1,40 m. Oltre al 1,40 m qua ci vogliono anche un bel po' di cosiddetti. Secondo me sarà molto importante la prima discesa, poi dopo sarà abbastanza fattibile. Io la prima non mi aspettavo così, quindi non ho mai fatto. E vai, va. Lì vi voglio. Siamo i prossimi. Eccole. Potete capire, ma la giostra più bella che abbiamo mai fatto. Porta Ventura comunque è sopraelevata rispetto alla cittadina vicina. Vedevo oltre 70 metri, 100 metri che sta sopra rispetto alla città. Vedevo dei moschilli, non vedevo delle persone sotto. Bellissima. Shambhala al momento, senza ombra di dubbio, la giostra più bella che abbiamo mai fatto. La salita è impressionante. Inizia Marco, salto da su. No, no, a salire no, tu mi hai fatto salire l'ansia. Ingresso, entrance. Yeah, ok. Di fila, le stiamo finendo subito. Fra mezz'ora ce ne possiamo anche andare praticamente. Adesso ci facciamo pure il Dragon Canna. Beh, abbiamo scavalcato perché ci hanno detto che praticamente la giostra è chiusa. Vabbè, noi ci proviamo come sempre. Dicono che è chiusa, ma... ma per condizioni meteorologiche, ma... cioè, meglio di questo, che vogliono? Vai, stiamo entrando anche qua. Tempo di attesa, Marco? Beh, 0 secondi. 0 secondi? No, vabbè, dai, 2 minuti. 2 minuti. Salita che fa pausa. Shambhala c'è un po' più di stomaco a farla. Poi è fatto per 2 volte Dragon Khan. Stiamo andando a vedere Stampida. Anche se ci stiamo vedendo adesso il parco con più tranquillità. Lo skyline. È iniziato il Far West. Questo è per aiutarti nella digestione. Molto utile. Guarda, bella. E sì, effettivamente. Adesso la proviamo. Ma io ho la maschera ditta. Oddio. Giramento sulle capa. Oh. Che fa Peppe, cai? Il primo che vomita perde. L'inizio era partito bene. Ah, no. Volevi, volevi, Simone. All'angolo, all'angolo. Vai, vai. Vai, vai, all'angolo. Via, 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 così, sì. Questa è roba mia. Bello il carosello lì. Ah, aspettavano che vincessimo uno scudetto. Io mi fido tantissimo del legno. Sono state fatte le meglio case in legno. Una va più veloce dell'altra. Ah, scegli un colore, rosso o blu? Scegli un colore, rosso o blu? Blu. Ok, blu. Blu. Come il nostro corazon. Siamo di sangue blu. Le scarpe voglio il cannazzo, come sono? Vabbè, io sono daltonico. Sono rosso, voglio. Rosso o blu? No, spettacolo, spettacolo. Blu. Con questa ampità ci piace proprio. Abbiamo fatto schifo. Ma facciamo già sempre. A te schitos. Sta zucca che tiene. Tieni i miei stessi denti. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Ci sono 2 attrazioni belle, di cui una sono circa 120 metri, quasi 120 metri, ed è la più alta d'Europa, quindi siamo molto emozionati. La velocità massima raggiunta è 180, e mi sembra che sono 180 km stabili. Ok, ok, ci siamo. Eccola. E visto che siamo nel parco delle Ferrari, ci sta.
Dai, però un pochino in più per prepararci almeno. Cioè, uno per fare una cosa di questa a più alta Europa. E che c***o, 10 minuti, non ci manca un po' di tempo per prepararci. Ragazzi, siamo tornati in Italia. Questa si scende per Olgozzetta Pozzuoli o qualche volta pure la zona dell'Orientale. Ragazzi, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Lo Shambhala sta più tranquillo. Prima di sedermi sì, tu mi hai fatto salire là. Vabbè, adesso? No, vedendo l'altezza è parecchia, però mi devo sedere, devo vedere com'è il sedile. Ragazzi, ci siamo. È arrivato il mezzo, eccolo lì, arriva. Mamma mia. Allora, noi abbiamo fatto questo essere, ok? Abbiamo fatto. Da rifare sicuramente, ci vuole coraggio. Prima di arrivare soprattutto là, è proprio un fastidio in testa. A me già non va testa. Nel complesso, bellissima, 118 metri, dura pochissimo, cioè non ti rendi conto. Questo è bello, però ho preferito Shambhala. Queste qua che praticamente non sono tanto divertenti, fanno soltanto su e giù, mi scoccio di farle. Però siamo qua, la faccio lo stesso. E se giusto le fanno ste bambini, le possiamo fare anche lui, cioè. Vino. Che sì, 36 esemplari e la possedevano persone illustri come McQueen, Masaetta. Anzi, non ci credo. Siamo nel parco divertimenti della Ferrari e so che non si scrive così, non mi insultate nei commenti. Non ho rinunciato a nessuno. Siamo usciti fuori dal parco Porta Avventura, qua. Ferrari Land. Ne abbiamo fatto le ultime due attrazioni, che sono due simulatori. Io consiglio il primo che abbiamo fatto, che è Flying, come si chiamava? Dream. Flying Dream. Dream. Ti riporta per varie città iconiche, tipo Londra, New York, quando c'è New York non lo dico. Il motore è davvero molto immersivo, cioè stai su un deltaplano che segui le macchine, quindi. Esatto. Comiamo Los Paninos. Siamo rientrati nella zona della Polinesia. C'è molta più gente, Ma finalmente facciamo una giosta in prima fila. No! Se me vengono lì con il braccialetto. Speriamo di no. Speriamo che non passa qualcuno col fast pass. Ma tu, detto fatto, sapevi quello del fast pass. Non vinceranno. Non vinceranno su di noi. È andata bene, abbiamo vinto noi. Cioè, al momento abbiamo fatto 4 volte il Dragon Khan, 3 volte lo Shamba, 2 volte il Red Force. Iniziò a essere stanco proprio. Quindi abbiamo fatto una mezz'ora di stop e ci godiamo un pochino al parco, facciamo qualche fotina, eccetera. Sia io e Marco ci siamo spezzati il collo per fare una bella pic per Instagram. Adesso abbiamo trovato un'altra attrazione. Questa qua, che non so che cosa sia. Spero che questa sia la fila giusta, perché sennò non so dove sto andando. Ok, siamo gli ultimi sull'ultimo roller coaster. Questo è l'Huracan, che praticamente è un ascensore che va in caduta libera, però a parte che a me queste cose non mi piacciono tanto, ma poi non abbiamo il tempo, facciamo giusto un giro per vedere la zona del Messico. Oddio, che impressione, che cazzo è? L'evoluzione del vomitello. Mi raccomando, cercate di risparmiare. La Monster 4,50€, un furto. Non sbagliate la bandiera, quella non è la bandiera del Messico. Da là.
abbiamo gli ultimi 45 minuti, la Shambhala c'è una fila di 20 minuti, quindi io la lascerei per ultimo e completerei così la nostra giornata qui a PortAventura. Shambhala nel corazon. Ok ragazzi, praticamente abbiamo quasi finito. Sono le 6:30. Il parco alle 7 chiude. Anche a me piace vedere video su YouTube dall'interno e all'esterno delle giostre, ok? Però quando poi le vedi da vicino è tutta un'altra cosa. Merita, merita assai. La mascotte costa 23 euro. Per il Dragon Khan c'è Mushu. Il video, amici miei, si conclude qui. Io spero che questo episodio a PortAventura vi sia piaciuto. Io mi sono divertito tantissimo. Spero di portarvi altri parchi belli come questo. La prossima volta porterò con me una GoPro Hero 8, perché devo riprendere assolutamente le migliori attrazioni. Spero di farvelo vedere bene. Mettete un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.